Amalia Salzano, ballerina, coreografa, insegnante di danza jazz, nome risonante negli scenari internazionali. Eccoci finalmente a Groindanza, direttrice artistica dell'evento. Sono veramente soddisfatta quest'anno, anche se siamo ancora in piena manifestazione, perché è soltanto il secondo anno di questa manifestazione e devo dire c'è stata una risposta ancora maggiore, ma soprattutto qualitativamente molto più alta. I ragazzi che si sono presentati sono sicuramente forti, diciamo, come preparazione e anche se emozionatissimi perché si sono veramente sottoposti al giudizio di una giuria molto prestigiosa, perché io quest'anno come direzione artistica ho deciso di invitare tre grandi signore, diciamo, della danza, per cui dando proprio la specificità dello stile, perché ognuna di queste tre signore è specializzata in uno stile. Liliana Cosi non ha bisogno anche lei di presentazioni per la danza classica. La signora Piperno ha fatto un po' la storia della danza contemporanea in Italia e la signora Cava con la sua scuola solo di jazz, la sua compagnia. E mi permetto di dire mia carissima amica, ci conosciamo da oltre 30 anni perché abbiamo fatto lo stesso percorso di formazione. Mi danno veramente la tranquillità e la serenità di un giudizio, come si dice, un giudizio che non si può contestare in nessun modo. Oltretutto veramente sono soddisfatta perché sono anche molto molto prese dal loro ruolo, molto gentili, molto disponibili, ci stanno dando tanti consigli, sono disponibili a parlare con i ragazzi, con gli insegnanti, a dare consigli. Stamattina abbiamo fatto gli stage. Quindi sono state le lezioni con loro affollatissime, i ragazzi tutti strafelici e anche questo è stato un motivo in più. Diciamo che credo come direttore artistico fin qui di essere fin troppo contenta perché mancava una manifestazione del genere in Campania. Io sono salernitana, ho lavorato, ho studiato dappertutto, però è ovvio che questa è la mia terra, quindi chiaramente l'idea era proprio quella di creare un polo speciale anche qui. Non è detto che i grandi concorsi prestigiosi debbano essere solo in altri posti d'Italia. Creiamo anche un polo di alta qualità qui dove i ragazzi possano venire a misurarsi senza doversi allontanare troppo. E devo dire che questa risposta sta cominciando ad esserci e quindi speriamo che ogni anno salga sempre più questa qualità, così diventeremo sempre più selettivi, sempre più severi, ma soprattutto al di là della severità, speriamo che l'esperienza fatta possa servire a questi ragazzi per crescere, per poter veramente, una volta che si sono misurati con il giudizio della giuria, in un modo o nell'altro, che vada bene o che vada male, farne tesoro, perché un concorso fondamentalmente serve a questo. Non serve soltanto a vincere, è vero, tutti desideriamo vincere, tutti, però lo spirito fondamentale deve essere quello di una crescita, perché il confronto con gli altri e il confronto con grandi professionisti, che veramente hanno fatto della danza la loro vita, dell'arte la loro vita, per i ragazzi deve essere solo uno stimolo, deve essere una costruzione, anche qualora dovesse essere andato male, cioè saper accettare anche una sconfitta, ma farla diventare un dato positivo. Questo è lo spirito di un Un concorso. concorso appunto con personalità di spicco che tende ad accorciare le distanze di confronto tra questi ballerini. Quindi quanto è importante appunto uno stage, un corso formativo e a chi devono fare riferimento questi ballerini di tutta Italia? Beh, contemporaneamente lo stesso che vale, lo stesso discorso che vale per un concorso, vale a maggior ragione anche per uno stage formativo. Ce ne sono tanti di stage, oggi ormai è facilissimo trovarne tanti in tutta Italia, anche di grande qualità. Quindi, a mio avviso, è importante farsi indirizzare magari dai propri maestri, chiedere consiglio, non prendere, diciamo, soltanto la parte quella più commerciale, che magari i ragazzi oggi su internet trovano il nome un po' televisivo, un po' di spicco. Ma farsi consigliare sulla giusta qualità, perché esistono stage dove veramente si studia con maestri, io li chiamo maestri con la M maiuscola, quali possono essere come quelli che abbiamo qua, e
Ed è diverso perché lì veramente il momento di studio diventa un momento importante, non soltanto un momento solo di divertimento. Quindi anche questo è importante saper scegliere. Cosa pensa di questi corsi televisivi, appunto questi reality a cui poi tutti fanno riferimento? Vabbè, diciamo che la televisione ha sempre avuto un ruolo importante, tra virgolette, che può essere negativo quanto positivo, perché diciamo che in molte cose dobbiamo alla televisione la diffusione della danza maggiore, perché è chiaro che trasmissioni di grande rilievo, che hanno una grande audience di pubblico, giustamente attirano l'attenzione sulla danza, che magari prima era soltanto un aspetto teatrale. Purtroppo negli ultimi anni c'era stata una grande carenza di danza, perché io ricordo trasmissioni dove c'erano corpi di ballo portentosi, quando c'era Fantastico, insomma c'erano trasmissioni dove c'erano addirittura tutti i primi ballerini nei corpi di ballo. Poi negli anni questa cosa si è persa e la danza era diventata, diciamo, una sorta di contorno, vedi le veline, vedi queste le vallette. Oggi, diciamo da un po' di anni, con l'avvento di Amici, che nel bene e nel male ha di nuovo attirato l'attenzione, sicuramente è positivo. Certo, anche lì bisogna stare attenti, perché è logico che una trasmissione che si basa anche su una parte di reality, anche su determinati meccanismi che sono comunque puramente televisivi, perché servono per aumentare l'audience, e quindi bisogna prenderla con la giusta misura. Quali sono i must di una ballerina? Sono quei balletti a cui non può esimersi dall'interpretare? Beh, questo poi dipende se si parla di una ballerina classica, se si parla di una ballerina moderna, perché i repertori sono completamente diversi ed è chiaramente sempre relativo a quella che è la propria indole, alla propria sensibilità. Ci sono grandi ruoli classici per chi ha dedicato la vita, alla carriera, alla danza classica, come può essere una Giselle, come può essere il Lago dei Cigni, Chitri nel Don Chisciotte. Dipende un po' dal carattere, dalla sensibilità personale della danzatrice, come ci sono tanti ruoli più moderni, più contemporanei, dai grandi coreografi come Béjart, non so, Mazzec. Dipende sempre, molto soggettivo, dipende dalla danzatrice in particolare. Volevo arrivare, non ci vogliono i sentimenti oltre al corpo. Certamente, quello è assolutamente innegabile, cioè la tecnica, il talento fisico, perché nella danza è necessario, non si può prescindere, ma accanto al talento un grande studio, tanti anni di studio fatto per bene, con grandi sacrifici, perché senza studio non si può, e poi logicamente qualcosa che nessuno può insegnare, ma che è un talento innato, e quello è la sensibilità artistica. Quindi diamo l'appuntamento anche all'anno prossimo ad Agro in Danza. Assolutamente sì, noi speriamo davvero che l'anno prossimo vada sempre meglio, sempre più di qualità.